Finalmente è arrivata la nostra due giorni più attesa, 27 e 29 luglio 2011, terza edizione del Julian Art, musica, cultura e spettacolo, organizzato dall'Associazione Culturale Giambattista Carrara e dell'Associazione Culturale Mauro Giuliani, con il patrocinio del Comune di Biceglie. Nelle due serate, la prima di mercoledì 27 luglio e la seconda di venerdì 29 luglio, si divideranno sul palco Nicola Giuliani con la presentazione ufficiale del libro La Sesta Corda, introdotta dalla nostra direttrice Serena Ferrara, alla chitarra Pierluigi Potalivo, e nella seconda serata una lezione di musica realizzata dal maestro Massimo Agostinelli con la collaborazione di Giuseppe Di Lurdo e di Antonio Maddoni. Il 27 luglio 1781 Mauro Giuliani nasceva in un appartamento a poche decine di metri da qui, e oggi, 27 luglio 2011, siamo qui a celebrarne le memorie. E Giuliani è arrivata alla sua terza edizione proprio nel 230° anniversario di nascita di Mauro Giuliani. Vorrei che venisse qui con noi Nicola Giuliani. Buonasera, e ovviamente, ecco, beh, il regalo in realtà è per tutti i nostri amici, no? Che sono stasera accorsi, ed è appunto l'oggetto di cui stiamo parlando, il libro che Nicola ha scritto intorno alla figura, alle opere, alle memorie di Mauro Giuliani, che è uno dei suoi antenati. Pure se Mauro continuerà saltuariamente a suonare il violoncello come orchestrale, sarà lo strumento a sei corde il suo preferito e quello che gli procurerà successi in vita e fama ai giorni nostri. Un'impresa ardita se si considera che nella Vienna dei concerti aristocratici la chitarra era del tutto negletta, se non pressoché sconosciuta. Persona intelligente, fine e colta, è riuscito a conquistarsi le simpatie di quasi tutti i mecenati dell'arte musicale di Vienna per la sua profonda conoscenza della musica e la maniera ammirevole con cui suona la chitarra, uno strumento, fatta eccezione per l'Italia centro-meridionale, usato soltanto per la musica leggera e galante e tutt'al più per accompagnare facili melodie e canzoni. Grazie. Mauro Giuliani è morto il 7 maggio, giorno poi in cui sono nato io, però a distanza di tanti anni, e quindi sono maggiormente onorato di presenziare questa serata bellissima, dove mi permetterei di usare i termini che il dottore ha usato su due elementi fondamentali della cultura, che sono i libri e la musica. Sono due elementi fondamentali dell'aspetto culturale che all'unisono danno vita a quell'aspetto culturale che forse molte amministrazioni disattendono. Io vorrei che, siccome abbiamo qualche piccolo riconoscimento da dare agli artisti, vorrei che ci raggiungesse anche l'assessore Vito Dettole, che tra l'altro si è prestato anche lui per l'organizzazione. Se non fosse stato l'assessore al bilancio Vito Dettole, proviene le targhe, visto. Cioè, allora, battuta effettivamente.
Mi permettete di ringraziare anche l'assessore Angelo Consiglio, che non so se è tra il pubblico, se verrà comunque nel prossimo evento, che comunque ci ha dato un grande aiuto. A lei la grazie per insomma essere stata con noi. Magari facciamo anche una foto e ricordo quello che fa. Ci dedichiamo a riscoprire le memorie della nostra città, a riscoprire questi personaggi con i nostri libri, con la istituzione di questo museo che è un po' il tempio della memoria della nostra città. Ci siamo in buona parte riusciti perché abbiamo creato molto, ma ancora c'è da fare e proprio come dicevano prima gli altri, speriamo che i giovani continuino a portare avanti questo discorso, che questa fiaccola la possiamo trasmettere ad altri che continueranno anche meglio di noi il nostro lavoro. Grazie a voi tutti. Yeah.